Il presupposto, diciamo, da cui intendiamo partire innanzitutto è un uso corretto dei termini, perché ho visto che il PD ha il terrore di utilizzare la parola tagli, invece è giusto utilizzarla perché questo è un taglio, non è assolutamente un risparmio. E credo che sia anche il motivo per cui una senatrice del PD, la senatrice di Rindin, ha chiesto la dimissione da capogruppo al Senato della sua commissione e non ha neanche votato il provvedimento, perché almeno, e questo lo dico per onestà intellettuale sia del Movimento 5 Stelle, che riconosce quando ci sono persone che hanno onestà intellettuale, sia perché è importante che ci sia ancora qualcuno che fa parte degli altri schieramenti politici che ha l'onestà di dire e di chiamare le cose col proprio termine. Tra l'altro questa, questo peccato originale sulla terminologia, poi guarda caso l'altro giorno leggendo la rivista Monitor numero 38 lo ritrovo nelle parole del capo di gabinetto del Ministero della Salute Giuseppe Chinè, il quale testualmente dice, riferendosi al taglio, dice: tali importi indicati in legge di stabilità, quindi riferendosi al finanziamento primitivo del Servizio Sanitario Nazionale, purtroppo sconteranno la scelta delle regioni di ridurre di 2,35 miliardi. Quindi, secondo Giuseppe Chinè, le regioni hanno scelto di tagliarsi da sole 2 miliardi e 350 milioni di euro, non perché invece sono state costrette dal governo che gli ha detto che dovevano tagliare per forza. Quindi, diciamo, probabilmente se si usano i termini giusti, poi si evita anche di andare incontro a errori che poi vengono profusi in tutti i settori, in tutti gli ambiti, in questo caso come una rivista come questa. Quindi detto questo, detto dal fatto che partiamo da un peccato originale di non parlare, di non chiamare le cose col proprio nome, io sinceramente dalla relazione della collega Lenzi mi sarei aspettata anche un'analisi critica di queste proposte, visto che l'unico guizzo di criticità mi sembra di averlo visto solo per quanto riguarda il contributo volontario dei pellegrini, su cui sicuramente noi abbiamo evidenziato pure lo stesso elemento, come per quanto riguarda le assunzioni dell'AIFA, che tra l'altro, come giustamente dice la collega, usa anche l'Istituto Superiore di Sanità per alcune sue funzioni, quindi mi sembra strano che non se ne parli in questo decreto, mentre si parli solo dell'AIFA. Io vorrei subito fare riferimento a quanto indicato dall'Ufficio Bilancio del Senato, che ha stroncato totalmente questa manovra, ma dico, ci sarebbe arrivata qualunque persona dotata di un minimo di intelletto nel leggere questi tentativi di ridurre in maniera goffa il finanziamento del servizio sanitario alle regioni, con degli strumenti che almeno per tre di questi non otterranno i risparmi previsti. Il primo è il taglio su beni e servizi. La Commissione Bilancio, l'Ufficio Bilancio della Camera, che poi tra l'altro riprende anche la Ragioneria Generale di Stato, dice: pur convenendo con la correttezza formale della quantificazione, si rappresenta la difficoltà di conseguire un risparmio pieno nell'anno in corso. Sul punto occorre segnalare che la stessa Ragioneria di Stato ha infatti evidenziato che gli effetti stimati per il 2015 potrebbero essere condizionati dai tempi di entrata in vigore delle disposizioni. Ricordo che siamo ad agosto 2015 e quindi entreranno in vigore a settembre 2015. La questione appare di particolare rilevanza, atteso che non sembra prudenziale ipotizzare di conseguire risparmi calcolati su base annuale nel ristretto arco di tempo intercorrente fra le date di rinegoziazione dei contratti, necessariamente successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, e il 31 dicembre 2015. Aspetto non meno importante su questo punto: andrebbe valutata la possibilità dell'insorgere di contenziosi, di cui stiamo vedendo gli effetti, per esempio, sul payback, oltre che della farmaceutica, adesso dell'ingrosso e poi delle farmacie, e l'adozione di comportamenti da parte degli operatori privati volti a ridimensionare l'impatto della norma fornendo prodotti di minore qualità, perché mica le aziende sono fesse. Se noi gli diamo una mazzata di 500 milioni di euro, le aziende del settore, che potranno sopravvivere, diranno: se il mercato italiano è questo quello che mi offre, io gli darò i dispositivi del terzo mondo. Testuali parole di alcune di queste aziende, che verranno ovviamente da un taglio che, diciamo, sul comparto costa circa 500 milioni di euro. Si rappresenta infine che l'ammontare dell'aggregato oggetto del taglio, così chiamato dall'Ufficio Bilancio del Senato, ammonta al medesimo valore indicato dalla relazione tecnica al decreto legge 95 del 2012. Considerando che tale decreto legge e la legge di stabilità per il 2013 operarono interventi analoghi a quello in esame,
Si ritiene di dedurre logicamente una sovrastima dell'ammontare di spesa a cui sono correlati i risparmi indicati nella presente relazione tecnica, ovvero l'inefficacia sul contenimento della spesa di tale tipologia di interventi. Adesso io dico, se noi siamo qui e non dobbiamo neanche dire queste cose, ditemi che ci stiamo a fare, perché io rimango veramente sbalordita al punto in cui stiamo arrivando in questa commissione. Lo stesso tipo di considerazione, oltre che per beni e servizi, vale come detto anche per i dispositivi medici e vale anche per l'appropriatezza, e qui c'è un altro punto per l'appropriatezza delle prestazioni, e qui c'è un altro punto importantissimo, perché oltre a dovere fare il Ministero della Salute questo famoso decreto, vero è che sono stati già preparati questi presunti, queste prestazioni appropriate e inappropriate, quindi teoricamente useremo quelle già presenti, ma è anche vero che il meccanismo sanzionatorio diventa effettivo quando la legge è in vigore, quindi è chiaro che io non è che posso punire un medico o un cittadino per delle prestazioni che ha effettuato a febbraio 2015 se la legge entra in vigore a ottobre 2015. Quindi anche qui il risparmio previsto non sarà di fatto un risparmio previsto, e quindi saranno tagli lineari. Quindi questi tre punti per me, non per me Giulia Grillo, per la nostra Commissione Affari Sociali del Movimento 5 Stelle, ma anche per l'Ufficio Bilancio del Senato, evidentemente ovviamente sono campati in aria. Detto questo, io voglio fare notare tra l'altro come anche qua sia stata taciuta una cosa gravissima che è successa al Senato, perché già stiamo partendo da un atto legislativo inaccettabile da una mente razionale e lucida come credo dovremmo essere tutti quanti. Per giunta il colpo di grazia è arrivato al Senato, perché è stato fatto un piccolo regalino alle case farmaceutiche, e lo è stato fatto in due punti, perché il testo è stato modificato a seguito di presentazione di emendamenti da parte di senatori di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra, che sono stati votati naturalmente con parere favorevole del relatore e del governo, e che quindi hanno cambiato il testo. Questi emendamenti cosa hanno cambiato in particolare? Hanno cambiato un punto che vi leggo, ed è questo qua, quello sulla famosa revisione del prontuario farmaceutico. Inizialmente il testo prevedeva che questa revisione del prontuario farmaceutico per aggruppamenti terapeuticamente assimilabili, dizione cambiata da PANI perché prima era per area terapeutica omogenea, comunque vabbè, evidentemente dico l'ha scritta lui o quello che è per lui, comunque è stato cambiato perché prima diceva sia comprensivi, quindi la ricontrattazione del prezzo doveva avvenire sia per medicinali con brevetto scaduto, quindi insieme, no? Sia per medicinali con brevetto ancora da scadere. Qualche mano lesta al Senato ha introdotto invece questa separazione e hanno detto la ricontrattazione la facciamo separata tra quelli con brevetto scaduto e quelli con brevetto ancora da scadere. Questa piccola, cosa innocua, ha un significato di importanza enorme, e ve lo spiego in maniera semplicissima. Allora, se io devo, tra l'altro ovviamente poi dice la ricontrattazione avviene col prezzo minimo, quindi che cosa succede? Che se io ricontratto il prezzo con un'azienda che mi produce un generico e quindi ha un prezzo più basso, faccio 5 euro per capire, poi l'azienda invece che ha il futuro genericato, quindi ancora il branded, mi propone 10 come prezzo, se io li avessi avuti insieme il prezzo minimo sarebbe stato quello dell'azienda con farmaco generico, quindi l'azienda con farmaco branded si sarebbe dovuta adattare per forza al prezzo minimo proposto per l'azienda col farmaco generico. Se io separo le due contrattazioni, il prezzo di riferimento dell'azienda con farmaco branded non è più il prezzo del farmaco generico, ma è un prezzo proprio autoreferenziale che si fa l'azienda in questa contrattazione che PANI, senza pubblicare niente, dovrebbe fare entro il 30 settembre con circa 50 aziende. Quindi, mano lesta al Senato, ci siamo levati una possibilità di ottenere sicuramente un risparmio maggiore di quello che potremmo ottenere e di quello indicato presumibilmente da PANI nella misura di 500 milioni di euro. Tra l'altro mi verrebbe da dire, se PANI riteneva
pensava di poter risparmiare 500 milioni di euro lo doveva fare 3 anni fa, invece di continuare a aspettare di ricontrattare questo prezzo. Quindi il discorso è semplicissimo. Tra l'altro mi permetto anche di fare di notare un aspetto tecnico che questa commissione dovrebbe sollevare, cioè che il dottor Pani nella ricontrattazione del prezzo per obbligo deve interpellare la commissione tecnico-scientifica e il comitato di borse e prezzi, i quali al momento sono decaduti i membri ed è in via di ricomposizione, sono entrambi in via di ricomposizione e la ricomposizione effettiva passa da un decreto del Ministero della Salute. Quindi il Ministero della Salute dovrebbe fare il decreto che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi Pani entro il 30 settembre dovrebbe interpellare, che certo non se la può fare da solo perché è obbligato, dovrebbe fare questo processo, il tutto entro il 30 settembre 2015, il tutto, mi permetto di dire, senza nessuna trasparenza, perché l'ultima rinegoziazione dei farmaci, presidente, dell'AIFAS, che è quella che è stata fatta nel 2002, come è avvenuta? È avvenuta che il presidente dell'AIFA ha fatto delle tabelle dove indicava i prezzi, le dosi e il risparmio ottenuto. L'ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ha detto alle aziende farmaceutiche: signori, questa è la mia proposta, se vi va bene, se no ve ne andate in fascia C oppure fate tutto il payback da lì in poi. Tutta questa operazione, che siccome Pani maneggia soldi pubblici, perché anche se l'AIFA è un'agenzia privata, i soldi sono i nostri, quindi lui questa operazione la dovrebbe fare con trasparenza. A noi come parlamentari non è dato sapere quale sarà la modalità di ricontrattazione di questi prezzi e sinceramente, per tutto quello che ho detto, ritengo praticamente impossibile che lui riesca a ricontrattarli entro il 30 settembre 2015 per le modalità che vi ho appena spiegato. L'ultimo punto e poi chiudo. Altra mano lesta al Senato, cosa ha fatto? Hanno messo un emendamento che ha elevato la possibilità di avere lo sconto di almeno il 20% della ricontrattazione del prezzo per i farmaci biotecnologici che andavano in scadenza. Perché è stata una mano lesta? Perché se io nel testo ci avevo scritto almeno il 20%, significa che quando l'AIFA andava a ricontrattare quel prezzo partiva da un minimo del 20% di sconto, no? Quindi io dal 20 in su ti sconto il prezzo. Qualcuno ha ritenuto invece di dover elevare almeno il 20% e di lasciare la ricontrattazione del prezzo da zero. Quindi l'AIFA si troverà di fronte alla casa farmaceutica e dovranno partire da zero. Quindi 0, 1, 2, quanto sarà lo sconto? Quanto sarà il risparmio? Allora, io ritengo che questa commissione questi due aspetti li avrebbe dovuti evidenziare assolutamente, visto che non l'ha fatto il PD, lo fa il Movimento 5 Stelle e soprattutto perché questa modifica è avvenuta al Senato con l'avallo, tra l'altro, senatori di un'altra forza politica con l'avallo del governo. Ecco, e qui ho chiuso, così continua la collega Loreficio.